Eccoci qua, buongiorno Irina. Buongiorno Francesca. Irina Podda è la nostra ospite di oggi. Oggi è un venerdì 17 novembre 2023. È una delle nostre puntate del canale Fight the Virus, in cui come Fondazione Fight the Stroke coinvolgiamo i vari esperti per parlare di tematiche che interessano le famiglie, in particolare le famiglie con una disabilità, con un bambino o una bambina con una disabilità di paralisi cerebrale. Ma tematiche che difficilmente capita di poter approfondire nello studio del medico, nello studio del terapista. Quindi oggi ci prendiamo tutto il tempo, Irina, per Sì. parlare fra di noi. Allora, guarda, un primo patto d'aula, ci diamo del tu, abbiamo cominciato già a darcelo, così siamo più tranquille, più serene anche nella relazione fra genitore ed esperto della materia. Per la presentazione io farei presentare a te direttamente, ci racconti un po' tu chi sei, che cosa hai studiato e qual è il tuo ruolo oggi. Sì, ok, grazie. Un ringraziamento a Fight Stroke per l'invito, un saluto ai genitori e alle famiglie che vedranno poi questo video e l'invito ulteriore se dovessero esserci altre domande o altre sì, questioni che questo intervento solleva a farle presente, io risponderò molto volentieri, soprattutto se incontrate in alcuni momenti un gergo tecnico. Io cerco di essere semplice, però non sempre ci riesco, per cui fate domande. Io sono una logopedista. Quindi mi occupo del trattamento dei disordini del linguaggio. I logopedisti si occupano di un sacco di cose, si occupano di voce, di linguaggio, letto, scritto nelle varie modalità, Apprendimento anche, no? apprendimento, si occupano di alimentazione, di feeding, di deglutizione. Insomma, è un ambito il nostro molto, Sì, molto tutto ampio. quello che passa per questa parte del corpo. Esatto. Più la respirazione che la supporta, insomma, è un sistema molto complesso quello che ci consente di parlare, per quello quando si rompe, si rompe e si rompe di brutto. Ecco. E io mi occupo per scelta e perché le vicende, il destino mi hanno portato lì. In realtà mi occupo di una piccola parte di quella che è la competenza dei logopedisti, tanto tratto solo i bambini, non mi occupo di adulti. E nel tempo i bambini che seguo si sono selezionati in qualche modo e sono principalmente bambini con disordini motori dello speech. Poi prenderò un piccolo tempo per spiegarvi che cosa sono questi. Quindi sono bambini tendenzialmente complessi, che spesso i disordini dello speech coccorrono con altre condizioni, con le patologie neurologiche maggiori o la paralisi cerebrale, l'autismo, insomma, con altre condizioni che in qualche modo impattano sul neurosviluppo, e io mi occupo appunto di loro, di questi bambini qua, per la parte che attiene allo speech, quindi la produzione del linguaggio parlato e il linguaggio vero e proprio. Quindi faccio pochissime cose in realtà, però le Beh, faccio però tutto il giorno e pochissime da molti anni. cose, c'è già detto anche che è un ambito in cui conta tanto la specializzazione, no? Quindi se ho un bambino con particolari esigenze, non devo andare dal logopedista specializzato negli adulti, ma devo cercare, il professionista più specifico. Io penso di sì, anche se in realtà la comunità professionale dei logopedisti è un po' spaccata. Ci sono quelli che propendono e vorrebbero una specializzazione del logopedista per ambiti, per patologie, almeno per macro aree, quelli che invece ritengono che dovremmo essere più generalisti. Io credo che dipenda anche dallo stile cognitivo di ognuno di noi. Io non sono particolarmente brillante e non sono veloce a capire, a processare, per cui se devo mantenermi aggiornata per il lavoro che faccio in studio, con i bambini devo studiare, devo leggere, beh, ci vuole del tempo. Per cui non riesco a leggere tutto quello che riguarda il nostro ambito professionale, riesco a leggere tre, quattro cose e cerco di fare quelle.
tutto lì. Aggiungo anche un elemento per farti conoscere meglio. Tu sei su Genova e operi in ambito privato. Io però ti ho conosciuto, e questo non è molto frequente in questa categoria professionale, nell'ambito della ricerca, perché sei coinvolta anche nei progetti di ricerca scientifica. Sì, dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Stella Maris di Calambrone, e dove ho collaborato con contratti di ricerca in progetti di ricerca, uno ministeriale, quindi ricerca finalizzata del Ministero sulla dispersia evolutiva verbale con la dottoressa Anna Chilosi, e l'altro con le dottoresse Fiori e Sgandurra, invece un progetto di ricerca sul trattamento della disartria nei bambini con paralisi cerebrale. Quindi stiamo portando avanti questi due progetti di ricerca. Il primo sulla dispersia verbale concluso, stiamo scrivendo i lavori, e l'altro pure concluso e stiamo scrivendo i lavori. Ecco, sostanzialmente questo. Grazie Irina. Grazie. Io allora, Irina, comincerei subito con una serie di temi che abbiamo raccolto noi, ascoltando poi i bisogni delle famiglie, per poi verso la fine di questa chiacchierata che faremo insieme, invece ci concentriamo più su delle domande specifiche. Però all'inizio, e tu un po' l'hai citato perché hai citato dei termini tecnici, mi faceva piacere che tu inquadrassi un po' questo tema legato al linguaggio e ai bambini con paralisi cerebrale, perché spesso i genitori arrivano da noi con un primo esame che poi serve per fare la diagnosi, una risonanza magnetica, e tutte le volte che c'è una lesione, soprattutto nell'emisfero di sinistra, c'è grande paura lato genitore che poi tutte quelle che possono essere le funzioni legate al linguaggio non si sviluppino bene. Quindi mi piacerebbe capire da te quali sono le problematiche più frequenti che possono incorrere a seguito di una lesione perinatale o pediatrica, quindi il caso tipico dei bambini con paralisi cerebrale, e poi per arrivare a capire quando è anche il momento giusto per cominciare a preoccuparsi, quindi per aspettare le diverse tappe evolutive o cominciare a sentire lo specialista in tempo. Certo, allora intanto i dati, vi riporto in maniera molto sintetica alcuni dati. I dati che troviamo in letteratura sulla paralisi cerebrale infantile e sullo speech, il linguaggio in generale e la comunicazione, perché poi quello che voglio sottolineare è che lo speech e il linguaggio servono per comunicare, okay? Quindi è lì poi, diciamo, il fine ultimo, la misura di outcome, funziona la terapia, non funziona la terapia, si misura in termini di quanto è migliorata l'autonomia comunicativa del bambino. Quindi che non è solo la produzione verbale. Non è solo la produzione verbale deve essere comunque una produzione verbale che supporta la comunicazione del bambino, quindi deve essere intelligibile, o almeno un po' intelligibile, però questo lo vediamo tra un attimo, ok? Anche perché so che c'erano delle domande poi che vanno a insistere un po' su questo punto. I dati ci dicono che circa la metà, un po' meno forse della metà dei bambini che ricevono una diagnosi di paralisi cerebrale infantile sperimentano delle barriere per la comunicazione, quindi hanno delle difficoltà nel riuscire a comunicare in maniera efficiente e in maniera consistente con il loro livello di sviluppo cognitivo e linguistico nei vari contesti. Queste barriere sono determinate principalmente dalla presenza di un disturbo di linguaggio e o di un disturbo dello speech. Per questo vi faccio vedere rapidamente, non ho delle slide, non voglio essere accademica nella mia presentazione, però giusto per chiarire qual è il punto vi faccio vedere questa slide, che è una veramente delle pochissime che ho preparato sempre che io ci riesca. Secondo solo. Vai, tranquilla. Ci riuscivo prima, ora non ci riesco più, insomma. Eccolo qua.
stai facendo prima così? Sì, ecco, trovato. Ok, in parole molto povere. Sì. Un danno, un processo dismaturativo a carico del sistema nervoso centrale può determinare in buona sostanza un disturbo del linguaggio, che chiamiamo evolutivo perché riguarda i bambini, cioè un disturbo che riguarda il lessico, l'acquisizione delle parole nuove, la capacità di formare frasi in maniera grammaticalmente corretta e la capacità di narrare, di usare il linguaggio per raccontare, per esporre, ok? Questo è il pezzo, diciamo, più linguistico del problema, ma un'alterazione nello sviluppo, una lesione del sistema nervoso centrale può anche determinare un disordine dello speech. Quando parliamo di speech parliamo della parte articolata del linguaggio, quindi della modalità di esprimere il linguaggio attraverso l'articolazione, okay? Il linguaggio orale. E qui parliamo di disordini che alterano il sistema dei suoni, che servono per assemblare le parole e le frasi in maniera intellegibile. A volte succede che un bambino ha solo, tra virgolette, il disturbo di linguaggio, altre volte che ha solo un disturbo a carico del sistema dei suoni, ma non un disturbo di linguaggio. In molti casi succede che ha tutte e due le cose, e questo lo sappiamo solo facendo una valutazione. Okay. Quindi la risonanza magnetica non ci dice molto, la lesione all'origine. La lesione all'origine ci dice che è probabile che succeda qualcosa nel linguaggio. Alcune lesioni sono chiaramente correlate con l'impossibilità di produrre i suoni del linguaggio o l'estrema difficoltà nel produrli, quindi sappiamo che a fronte di un certo tipo di lesione è altamente probabile che il bambino incorra in un disordine del sistema dei suoni particolarmente severo e importante, ma per le lesioni che molto spesso vediamo, che sono sparse, o quadri lesionali diffusi, come a volte ci sono per esempio in bambini che nascono prematuri, dove la lesione è più diffusa che focalizzata in precise aree, abbiamo degli studi, ne stiamo facendo anche noi uno insieme al gruppo delle dottoresse Fiori e Sgandurra, sulla relazione, correlazione tra sede della lesione, struttura lesionata e gravità del disturbo dello speech, però questa correlazione non è mai così chiara e uguale. Diretta. E diretta, ok? Per cui, ok, la risonanza, però deve essere fatta poi una valutazione, anche perché poi comunque, ora vedrete, il problema è anche sottotipizzare in che modo lo speech è alterato, non è alterato sempre nello stesso modo. E questo perché il sistema dei suoni può essere alterato per meccanismi diversi. Di per sé l'alterazione del sistema dei suoni è un sintomo, ok? Che qualcosa non va, ma il meccanismo va capito, va compreso, e da lì nascono le sottotipizzazioni. Ci sono bambini che presentano un'alterazione nel sistema dei suoni che, per le sue caratteristiche, quando ascoltiamo, quando valutiamo lo speech del bambino, è fatto in un certo modo, per cui ci lascia presupporre che il disturbo sia sorretto da fattori di tipo linguistico. Quindi il bambino parla male perché è poco intellegibile, perché non ha una piena consapevolezza, tra virgolette, di quali suoni compongono la parola e okay, quindi non riesce a selezionarli correttamente. Okay? A volte sono bambini che discriminano male i suoni. Fammi un esempio, Irina, così capisco anch'io. Questo succede anche nello sviluppo tipico del linguaggio. Non so, il bambino che dice talgo sulla tala invece di salgo sulla scala. Ok, che però nel riconoscimento del suono per lui è corretto. Lui non ha tanto chiaro per adesso che scala non è tala ma è scala, ok. Probabilmente non è tanto bravo a fare operazioni di discriminazione del tipo
questo è il pane, questo è il cane, ok? Qual è il pane? Ok? E qual è il cane? A fare questo tipo di distinzioni, ok? E questo determina un'alterazione nel sistema dei suoni che a volte è impressionante perché il bambino è veramente inintellegibile, però solitamente in questi bambini è intatta la prosodia, quindi l'intonazione della frase, l'assegnazione dell'accento delle parole, la velocità articolatoria sono in ordine e molto spesso capiamo il bambino per la prosodia che usa. No, è inintellegibile, però dalla prosodia capiamo che cosa più o meno vorrebbe dirci. Vuole dire, okay. E questo è, supponiamo che in queste condizioni la base che supporta, che sostiene nel tempo il disordine dello speech è di tipo linguistico. Ci sono poi i disordini motori dello speech, questi riguardano spesso molto più da vicino, sono molto più salienti per i bambini che hanno un danno neurologico, neuromotorio. I disordini motori dello speech sono disordini del sistema dei suoni che sono sorretti da un meccanismo di tipo motorio, quindi il bambino non riesce a muovere la mandibola, le labbra, la lingua in maniera corretta e sufficientemente raffinata, controllare questi movimenti che per inciso sono i più veloci e i più piccoli del nostro corpo e di conseguenza richiedono anche un utilizzo di tanta parte cerebrale, no? Tanti neuroni che concorrono poi tanti neuroni distribuiti non in una sola area ma distribuiti, ok? Tante strutture, tante strutture, tante aree concorrono, il cervelletto, l'area motoria primaria, il sistema motorio corticale, i nuclei della base, ok? Tutti concorrono a questa regolazione fine del movimento. E di nuovo, a seconda delle caratteristiche dello speech, distinguiamo la disprassia verbale, la disartria e l'abbinamento tra disartria e disprassia verbale. La disartria è il disordine dello speech più frequente nei bambini con paralisi cerebrale, anche se abbiamo dei dati molto discordanti, perché si va da studi dove si dice che il 40% dei bambini con PCI, paralisi cerebrale, è disartrica, a studi dove si dice che invece è l'80%. Probabilmente dipende da come vengono selezionati i campioni. Okay? La disartria è un disordine del motorio dello speech che è determinato dalla debolezza, quindi dal deficit di forza, dalla difficoltà nel reclutare i muscoli, perché il meccanismo di innervazione dei muscoli stessi è alterato a causa della lesione cerebrale. La disprassia verbale. Fammi un esempio di come parla un bambino con disartria. Un bambino con disartria ha spesso una produzione molto difficoltosa. Io ho perso nel frattempo, scusami Irina, ho perso. L'ho tolta io. Ah, va bene, vai tranquilla. Puoi uscire allora. Un bambino disartrico è un bambino che ha problemi di voce, spesso ha una voce alterata, gorgogliante, strozzata, di breve durata, quindi spesso. Ti chiederei Irina se puoi interrompere la conversazione, se no non ci vediamo noi nella. Sì. La condivisione, dovresti interrompere la condivisione delle slide? Sì. Vai. Aspetta. Ok. Penso di averlo, ok. Scusa, sono meno pratica di team, di solito lavoro su altre piattaforme, quindi il bambino disartrico è un bambino che ha problemi a livello di produzione della voce, perché la debolezza dei muscoli del torace, che sono quelli che contribuiscono alla pressurizzazione dell'aria per produrre la voce, impedisce di produrre una voce forte, una voce modulata, una voce lunga, no? Quando noi parliamo, noi teniamo la voce tanto, tanto, tanto tempo e sopra ci sovrapponiamo i movimenti. I bambini a volte disartrici non riescono a terminare una parola su una singola espirazione, per cui magari inizia la parola o una breve frase, tipo vado a casa e parte, va. Quindi proprio una fatica, un affaticamento nel produrre. I bambini disartrici danno l'idea di produrre lo speech con fatica,
E si affaticano per davvero, non è solo un'impressione, è proprio faticoso per molti di loro e spesso è uno speech lento, molto rallentato, quindi non riescono a muovere i loro articolatori con una velocità corretta, la prosodia è massivamente alterata e i suoni sono prodotti in maniera imprecisa, alcuni suoni tipo questi suoni più complessi possono non essere nel repertorio dei bambini e non esserci mai, non comparire proprio, in alcuni sì, in altri no, poi ovviamente ci sono i diversi livelli di gravità. Questa è la disartria. E questa è la disartria, è sorretta, la cosa importante da ricordarsi, è sorretta dallo stesso fenomeno che determina nei bambini con PCI anche la difficoltà nel camminare, nell'alzarsi da una sedia, nell'usare le mani, nel tenere in mano le cose. Okay? Quindi questo risparmio di risorse, no? Il deficit di forza, i cambiamenti che subentrano nel tessuto muscolare, perché si perdono fibre muscolari, il non uso, perché sono bambini che si muovono meno, perché è faticoso muoversi, ok? E la difficoltà proprio nel reclutamento neuromuscolare, neuromotorio. E questa è qualcosa che non possiamo modificare attraverso la terapia logopedica. Ok, quindi questo okay. Quadro ha una prognosi parziale. Ok. Nel senso che può migliorare, ma difficilmente si arriva ad uno speech come il mio e il tuo. Ok. Okay. Differenze con la disprassia verbale? La disprassia verbale è in assenza di un danno neuromotorio, quindi capita in un bambino che è pulito dal punto di vista neuromotorio, quindi si muove, salta, corre, si alza, mangia, fa tutto, non ha un deficit di forza, è un disturbo dove per i bambini è difficile programmare, mettere in sequenza i movimenti articolatori e passare da un movimento all'altro. Fondamentalmente è questa la dispersia verbale. Quindi io faccio fatica a spostare, non so, la lingua nelle varie faccio posizioni. Faccio fatica, per esempio, a capire che se io devo dire bu, devo arrotondare bu. E devo arrotondare non quando dico la u, ma quando dico la b, sono già arrotondata. Cioè non è b, u. Ma è subito arrotondato, bu. Arrotondato vuol dire che vado da quella parte, cioè che la mia bocca si deve contrarre, le mie labbra si devono contrarre e va andare da quella parte. Se dopo bu devo dire a, tipo bua, dopo bu devo aprire la Aprire bocca. di nuovo. E E questa aprire sequenza la devo vuol fare in dire maniera andare molto in giù, veloce. la devo fare molto veloce, la devo fare tenendo insieme la voce. E la devo fare soprattutto nello stesso modo tutte le volte che provo a dire bua. Mentre il bambino con dispersia verbale è proprio per definizione del disturbo stesso un bambino che può produrre la stessa parola in tanti tanti modi diversi. E questo ovviamente genera una difficoltà nel capirlo pazzesca, perché non si sa mai come dirà una parola. Quindi l'adulto mentre nel bambino di cui parlavamo prima, quello su base linguistica, il disordine fonologico, gli errori sono costanti, sbaglia e sempre nello stesso modo. No, dice appetta invece di aspetta, ma dice sempre appetta, non dice un'altra cosa. Quindi l'adulto, soprattutto che è più familiare col bambino, decodifica, mappa come è fatto lo speech del bambino e lo comprende. Il bambino con dispersia verbale è capace di dire petta, betta, tetta, metta, appetta, attetta, Ma è una questione sempre in una maniera diversa. di memoria anche? O No, solo... non è chiaro com'è il meccanismo mnesico, come funzioni, c'è il sospetto che sia alterato, non sappiamo se sia però una causa o un effetto. Ok. Perché c'è anche da dire che un disturbo in età evolutiva di questo tipo puoi alterare il modo in cui si sviluppano altre abilità, okay? E per cui no, non sappiamo in che senso vanno i rapporti di causalità, se ce ne sono. Quello che è certo è che sono inconsistenti, cioè dicono la stessa parola in tanti modi diversi, e quindi capirli può diventare effettivamente molto, molto difficile. Complicato. Però su Alcuni questi bambini hanno rispetto. tutte e due le cose. Alcuni bambini hanno tutte e due le cose.
soprattutto nei bambini con paralisi cerebrale. In linea di massima abbiamo una prevalenza di quadri di tipo disartrico che possono essere anche straordinariamente gravi. Cioè, il bambino, solitamente i bambini che sono tanto tanto compromessi anche sul piano motorio generale, bambini con tetraparesi, con forme tetraparesi discinetiche molto severe, lì la produzione dello speech è talmente difficile parlare per il bambino, che bisogna veramente pensare a in che altro modo supportare la sua comunicazione. Ricordiamoci che comunicare è un diritto. Sì. Ricordiamoci di questo. E quindi prevalentemente è la disartria, però alcuni bambini con paralisi cerebrale possono avere disprassia e disartria, e alcuni bambini possono avere disprassia, disartria e disturbo del linguaggio. Tutti insieme. Questo però fermiamoci un attimo sulla disprassia. Okay. Tu ci hai detto della disartria, su cui è molto difficile intervenire dal punto di vista della terapia. Sulla parte invece della disprassia e poi del disturbo invece più generico del linguaggio, su questo voi potete lavorare, voi come esperti? Sì, certamente abbiamo, tenete sempre conto che il nostro è un ambito relativamente giovane del mondo medico, del mondo delle cure sanitarie, ed è un mondo povero, nel senso che la ricerca in logopedia non è sponsorizzata da nessuno in realtà, quindi non diamo farmaci. Quindi sembra una domanda altissima. No, succede che abbiamo poche evidenze, perché abbiamo pochi studi, ok? Però in questo momento iniziamo ad avere alcuni studi che riguardano alcuni approcci per la disprassia verbale e alcuni molto meno per la disartria, e diciamo che muovendoci intorno a questi approcci che sono basati su evidenze almeno iniziali, in linea di massima riusciamo a farci qualcosa, cioè riusciamo ad intervenire, e spesso anche con buoni risultati, ovviamente. Quindi, bene, sì, questo già è un segnale utile. Io non so se rientra in questo ambito, e poi chiudiamo questa mappatura iniziale, però la mancata produzione di suoni in assoluto, quindi non so se si chiama afasia anche nel bambino. Anartria, cioè l'estremo più grave della disartria, quando non è più possibile produrre niente, anche la voce può essere molto difficile da produrre. È un quadro frequente questo nei bambini che vedi tu, appunto con esiti di lesioni alla nascita, o non rientra? Non è più in questo frequente, a volte c'è, ma non è il più frequente. Diciamo, okay. È una condizione di estrema gravità, e in mezzo c'è tutto il continuum, no? Quindi diciamo un range da difficoltà nel produrre suoni fino a disturbi linguaggio. Sì, oppure da difficoltà nel produrre anche piccoli suoni, a nessuna particolare difficoltà se non magari qualche suono e magari uno speech un po' più lento, però fondamentalmente il bambino fa tutto, ok? Quindi okay. Lì in mezzo c'è. Ok, allora intanto abbiamo già ristretto un po' il campo. Quello che io ti chiederei di fare adesso è proiettarti nella curva di esperienza di un genitore, no? Abbiamo detto che queste spesso sono lesioni alla nascita, e poi si va avanti pensando che le tappe evolutive, sia motorie, legate all'alimentazione, agli apprendimenti, siano un po' uguali per tutti. In realtà queste tappe dello sviluppo qui possono essere molto alterate come tempistica. Quindi quello che io ti chiederei, riflettendo un po' anche i bisogni dei genitori, qual è il momento giusto per preoccuparsi? Cioè, che cosa dobbiamo guardare? Che il bambino ha 6 mesi, emetta certi suoni, dica un certo numero di parole, che il bambino a 1 anno abbia degli altri comportamenti? Qual è l'età giusta per cominciare a preoccuparsi e per poi intervenire e chiedere un parere specialistico? Allora,
Io quando ho iniziato a lavorare 30 anni fa, raramente vedevo bambini al di sotto dei 4-5 anni, indipendentemente dalla diagnosi. E questo era un disastro, perché a 4-5 anni il disturbo si è instaurato. Qualunque questo sia, si è instaurato. Okay? E si sono instaurati anche i compensi, inclusi quelli che non vanno veramente bene. Alcuni compensi sono buoni, altri no. Spieghiamo questa cosa dei compensi, Irina, perché forse non dei compensi è così chiaro. È che a volte certi bambini, adattamenti per cui il bambino non riesce a parlare, ma si è inventato un repertorio di gesti attraverso i quali può comunicare, ottimo compenso, perché la comunicazione prima di tutto, non comunicare fa male, ok? Fa male al carattere, fa male al comportamento, fa male al cognitivo, in qualche modo deve essere supportata la comunicazione. A volte ci sono invece compensi nel bambino che impara a dire delle cose, ma lo fa attraverso strategie motorie talmente sbagliate che quando poi iniziamo a lavorarci bisogna prima distruggere queste strategie motorie sbagliate per impostare quelle corrette, quindi il lavoro diventa ancora più grande. Sapete, nell'ambito del trattamento motorio dei bambini con paralisi cerebrale, e qui avete nel gruppo di Stella Maris dei progetti di importanza straordinaria, ci dicono che per esempio il trattamento dell'arto superiore in un bambino con emiparesi deve essere qualcosa che va fatto subito. Subito. Abbiamo il sospetto che sia la stessa cosa per quanto riguarda lo speech e il linguaggio. Ok? Cioè, normalmente intorno ai 5-6 mesi i bambini dovrebbero fare la cosiddetta allallazione canonica, cioè iniziare a fare dei vocalizzi, anche prima vocalizzavano, però dovrebbero iniziare a fare dei vocalizzi tipo ba ba ba. Quindi apro, chiudo la bocca e in questo modo produco delle serie di protoconsonanti che poi variano un po' nel tempo, non è sempre ba ba ba, ma è anche da da da, poi iniziano a variare le vocali, iniziano a fare questo gioco vocale. Questo comportamento è riconosciuto, è molto ben studiato in letteratura ed è riconosciuto come il vero precursore del controllo motorio articolatorio, è la palestra. E l'allazione è importante. L'allazione, esatto. Non può essere una tappa che si supera, non so, nel problema motorio ad esempio il gattonamento è una tappa evolutiva che a volte si supera o si fa in un altro modo. O si fa in altro modo, qua no. Qua no, è la mancanza dell'allazione canonica è qualcosa che è la costante nella storia anamnestica nei bambini che poi conclamano un disordine motorio dello speech. Abbiamo l'impressione da alcuni studi, per ora su casistiche molto piccole, che se riuscissimo a beccare i bambini a rischio di disordine motorio dello speech, lì forse potremo fare delle cose e con questo avere dei bambini che non conclamano il disordine motorio dello speech o che se lo conclamano è meno grave. Quindi poi di impatto minore sulla loro comunicazione. Il problema è che questo non viene fatto per tanti motivi e di conseguenza tendenzialmente i bambini ci arrivano grandi. Okay? Cioè per noi 3 anni è grande. Questo possiamo fare un print screen di questo momento in cui dici questa affermazione, perché ancora oggi è capitato a me, ma 10 anni fa, quindi però ancora oggi si aspetta l'età scolare addirittura per risolvere alcuni problemi anche fonetici o altro. Forse Irina era un po' una vecchia scuola, cioè quello che dicevi tu quando hai iniziato tu a studiare, ti arrivavano i bambini di 4-5 anni. Cioè, in realtà poi molto è stato fatto dalle associazioni scientifiche, inclusa la nostra, quella dei neuropsichiatri, dei pediatri, perché le diagnosi siano sempre più precoci e in effetti l'età media è scesa. Però infatti sulla diagnosi precoce mi trovo abbastanza. Abbiamo partecipato proprio recentemente a una mappatura di quanto effettivamente sia cambiata negli anni l'età della diagnosi e sull'intervento precoce che invece non mi ritrovo sul territorio. Certo.
diagnosi e chiaramente intervento precoce, che vuol dire avere personale formato e avere il personale. C'è una domanda solo dopo. Sì, infatti dopo arriviamo anche a questa domanda. Senti, ci ha detto quindi che prima intervengo, meglio è, un po' questo c'è chiaro nell'ambito delle paralisi cerebrali, ci ha detto che una tappa importante è questa della lallazione. C'è un termine limite entro il quale se non ho cominciato a produrre dei suoni o aver sistemato questa parte fonetica, poi difficilmente potrò continuare a migliorare? Perché io sento famiglie che mi dicono, ma guarda, ha cominciato a parlare a 7 anni e poi comunque è andato avanti. Qual è la storia di questi bambini poi? Qual è il termine massimo per cui ha senso potenziare questa funzione? Allora, io non mi sento di dare una risposta chiara e così, perché nella mia esperienza clinica mi è capitato di lavorare con bambini anche di 10 anni che hanno ottenuto dei risultati apprezzabili, e sottolineo sempre che per me il risultato è apprezzabile quando il bambino impara a fare delle cose che aumentano il suo grado di autonomia, altrimenti non mi interessa, altrimenti non è interessante per me, non è tempo ben speso se non aumenta il suo grado di autonomia. Come dicono i genitori dei miei bambini, io li incito alla ribellione, io aizzo i bambini alla ribellione, no, devono avere degli strumenti per autoasserirsi, per essere autonomi nella comunicazione, che ovviamente a volte implica anche la ribellione. Quindi bisogna guardare ogni caso un po' a sé, nel senso bisogna guardare cosa c'è nella storia di questo bambino. È un bambino che è stato trattato, nella maniera più appropriata, stanti le conoscenze attuali, per tot anni non ha ottenuto risultati, forse possiamo togliere mano e iniziare a fare altre cose. Oppure è un bambino che fino a quel momento ha fatto cose che non incidevano, che non erano specifiche per il suo disturbo dello speech, perché è mancato l'accesso a questo tipo di cure per una serie di motivi, può iniziarlo ora che è grande, vale la pena di provare. È un bambino la cui base neuromotoria è così alterata che sappiamo già in partenza che non andremo da nessuna parte, forse non si inizia nemmeno, si fanno delle altre cose. Okay? Quindi sono tanti i fattori da tenere presenti, però io... Da qui forse, Irina, anche la necessità di valutare il bambino in equip, no? Sì. Perché poi spesso si pensa, ma guarda, magari lo specialista che presume che un bambino seduto in carrozzina non possa parlare, quando invece magari uno sguardo di equip ti fa pensare che abbia senso un lavoro prima su un ambito, poi in un altro ambito, quindi che ci sia anche una sequenza di trattamenti. Certo. Bene, questo è chiaro. Senti, io mi comincerei ad avventurare invece su tutto il tema dei trattamenti. Come si curano i disturbi del linguaggio? Ci sono, al di là appunto che del terapista, dei vari trattamenti di cui ci parlerai tu, esiste come nella parte motoria un robot, un qualcosa che ci fa fare, o sussidi anche tecnologici che ci aiutano a migliorare? Ci si sta lavorando con il gruppo di Calambrone, ci sono delle idee e dei tentativi di sviluppare qualcosa che possa non sostituire il terapista. Forse questo, cioè, ogni bambino ha bisogno di un'estrema personalizzazione degli obiettivi, quindi il momento terapista probabilmente servirà un po' sempre, però che possa affiancarlo, anche perché una cosa sappiamo, in questo quadro di poche evidenze in generale, no? Comunque di evidenze ancora un po' traballanti, nell'area grigia, una cosa sappiamo, che i disordini motori dello speech, che sono quelli, abbiamo detto, che principalmente riguardano i bambini con PCI, si curano con la sacrosanta pazienza, ma tanta, e con un quantitativo di pratica enorme.
Quindi sono il che ci fa pensare, Irina, che la lezione con la logopedista non sia la cosa più entusiasmante di questo mondo. Dipende, non lo so, io poi a volte mi sorprendo perché delle volte mi annoio io, ma c'è il bambino che saltella dalla gioia ed è contentissimo, ho appena finito una settimana intensiva con un bimbo con una dispersia verbale e qualche nota di tipo disartrico, si è divertito così tanto. Che io tutto non... è possibile, tutto però è, possibile. È una terapia fatta molto di ripetizioni, di diciamo esercizi. una terapia battente, in questo momento si parla di 70/120 ripetizioni di un target motorio dello speech in mezz'ora di tempo, quindi è battente, si ripete, bisogna cercare. E questo è il range per riuscire a cambiare un'abitudine, un comportamento, una funzione, cioè questo o per è insegnarne una che non c'è, per insegnare un movimento che non c'è, ma è un po' come già sapete per i movimenti, non so, della mano, se io devo allenare il movimento di afferramento, di grasping di un oggetto, non basta che lo faccio 4-5 volte così. Lo devo fare tantissime volte con oggetti diversi, un po' pesanti, diversi, messi più in qua, messi più in là, ci vuole anche una variabilità, eccetera. Così. E quindi sì, è una terapia molto intensa e molto stancante, che però dovrebbe essere fatta anche per un numero elevato di sessioni durante la settimana, cosa che non è realistica in studio o in ambulatorio. Okay? Per cui il fatto di avere dei sistemi che consentano di lavorare a casa, però in maniera strutturata, okay? Quindi strumenti tecnologici che supportino il lavoro a casa, questo è veramente qualcosa che si vuole sviluppare, che sarà importante avere. Quindi ausili tecnologici ci aiutano, soprattutto perché ci dicevi che i processi intensivi in questo ambito funzionano, danno dei buoni risultati, altrimenti si va appunto dallo specialista. Dallo specialista esistono diverse metodiche, sì. Spiegaci un po' come districarci noi, allora, rispetto a capire, sì, le competenze dello specialista, è bravo o no, ha queste certificazioni, qual è il metodo più adatto? Allora, il metodo più adatto dipende da vari fattori, inclusa l'età del bambino e la resilienza del bambino, cioè quanto il bambino riesce a stare lì e a fare una cosa e quanto è bravo, bravo in senso lato, cioè quanto è possibile per lui prendere le cose che sono fatte in terapia e trasporle nel mondo fuori, ok? Per il trattamento della dispersia verbale, in questo momento in Italia abbiamo disponibili sostanzialmente tre opzioni, che sono il DTTC, Dynamic Temporal and Tactile Cueing, il REST, Rapid Syllable Transition Time, che sono specifici per la dispersia verbale, sono supportati da evidenze e sono esclusivamente per il pezzo motorio, esclusivamente sullo speech. Il DTTC si basa sulla ripetizione di parole, il REST sulla ripetizione di non parole, e c'è un motivo per farlo. Il DTTC è più adatto ai bambini più piccoli, il REST è più adatto ai bambini più grandi, perché uno piccolo, metterlo lì a ripetere bodega, tipega, tipeta, non è la cosa più facile del mondo, è anche discretamente noioso, però insomma, quando sono più grandi riescono probabilmente ad accettare meglio delle cose. Quindi questi sono due approcci disponibili in Italia in questo momento e per i quali c'è evidenza di efficacia, almeno iniziale, e non richiedono materiali specifici, insomma, lì si possono fare senza problemi. La formazione è gratuita per i logopedisti, quindi vanno online, si cercano i
i filmati, le risorse e poi si mette a lavorare. Ecco, c'è un elenco, una risorsa online dove io posso vedere, c'è il terapista specializzato in metodo REST, in metodo DTC. Non credo che tutti li abbiano mappati, non credo che REST li abbia mappati, per il DTC c'è qualcosa, ma non sono ancora mappati. Quindi è ancora difficoltà poi a trovare, cioè sappiamo che quello è il metodo che funziona, però... Lo si può chiedere. E il prompt poi, prompt è un acronimo, anche quello sta per Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets, non è specifico per la dispersia verbale ed è integrato, cioè guarda anche al linguaggio e non solo allo speech, cosa che è importante perché alcuni bambini, molti bambini con i disordini dello speech hanno anche un problema col linguaggio. E il prompt è funzionale, ok? Quindi diciamo che per alcuni bambini, non so, pensiamo a un disordine motorio dello speech che coccorre con l'autismo, okay? Quindi sì, un problema poi di utilizzo pratico, no? Di comunicazione. Io in terapia alleno una parola tipo ciao, 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 ripetiamo 125 volte in mezz'ora ciao. Siamo sicuri che quel bambino poi sappia usare ciao nel contesto? O come esce dalla stanza di terapia come se non l'avesse fatto? Il prompt è un po' più orientato sul compito, perché durante la sessione di prompt faremo ciao, 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 ciao tot volte, però poi ci metteremo anche a fare un gioco, qualche attività, dove ciao viene detto magari un po' meno volte, ma viene detto dentro un contesto. Per esempio, abbiamo la casetta, arriva Peppa Pig, bussa, George apre, ciao George, e lei cosa risponde? Ciao Peppa, e quindi bisogna dire ciao, oppure ci metteva a fare un gioco dove io esco, tu entri, e quando e entriamo... cominciare a trasferirlo dal laboratorio... Cioè metterlo dentro la comunicazione, metterlo dentro il linguaggio e metterlo dentro alla comunicazione. E il prompt fa questo? Il prompt fa questo, ovviamente se correttamente applicato, il prompt fa questo, ok? Ci dici qualcosa su questa metodologia qua in particolare, quando è nata, dove è nata, come mai? Perché è una delle domande più richieste delle nostre famiglie, quindi si è diffusa probabilmente... di recente da noi e quindi... Da noi sì, l'ho portata io, sono io personalmente che ho fatto la formazione in Canada, negli Stati Uniti, e poi ho preparato il sistema per poter essere utilizzato in italiano, perché ovviamente è stato sviluppato sul sistema dei suoni dell'inglese americano per giunta. E prompt ormai ha 40 anni, quasi 50, la logopedista che l'ha sviluppato, che si chiama Deborah Hayden, adesso all'età di mia madre, quindi un bel po' di anni, e lei è canadese di Toronto, quindi poi lavorava insieme al gruppo di ricerca dell'Università di Toronto, che tuttora è uno dei primi gruppi al mondo nello studio del controllo motorio articolatorio. Quindi aveva anche questi contatti con l'università, poi si è trasferita negli Stati Uniti, eccetera. Però insomma, questa è l'area di sviluppo del prompt. Quindi un metodo ormai consolidato. Assolutamente consolidato, quindi anche sviluppato oltre al livello di ideazione iniziale, perché in 50 anni è stato applicato su talmente tanti bambini e talmente diversi e parlanti anche lingue diverse e dentro a culture diverse, perché anche il modo di trattare dei terapisti è culturalmente impattato, perché lavoriamo con la comunicazione. Non è solo la lingua, ma è anche cosa ci aspettiamo che un bambino dica, come interagiamo col bambino durante la terapia, quanto siamo direttivi, non direttivi, questo è culturalmente diretto. Per cui quando si importano delle cose bisogna... Quindi è specifico, declinare. Questo mi viene in mente questa nota, perché c'è un po' la tendenza anche
adesso a migrare e andare ad approfittare di periodi di riabilitazione intensiva in dei centri, soprattutto in Est Europa, dove appunto ci sono anche poche certezze di validazione scientifica. Certo. Però all'interno di questi contesti spesso si inserisce anche su una lingua diversa, una cultura diversa, il bambino italiano viene trattato anche dal punto di vista del linguaggio. Quindi forse questo non mi sembra un'altra nota molto a favore di questi sistemi, no? Ci devono, poi magari invece sì, non lo so, ci devono dire che cosa fanno. Il problema è che non ce lo dicono cosa fanno. Vero. No? Senti, abbiamo parlato dei diversi metodi, abbiamo parlato del prompt nello specifico. Ecco, la difficoltà adesso è, io come faccio a trovare una terapista? Ecco, invece prompt? I terapisti formati nel prompt invece sono listati. Sì, www.prompt.org è il sito del Prompt Institute, che è un'organizzazione no profit. Dalla homepage si può mettere o nel motore di ricerca sulla homepage la città nella quale si sta cercando un terapista formato, oppure c'è una sezione del sito che è, credo, Find a Therapist in Your Area, qualcosa del genere, e di nuovo lì sì, si può fare una ricerca. Una cosa da sapere è che il sito elenca i logopedisti che hanno fatto una formazione. Ora, una cosa che i genitori devono sapere, che io mi trovo a spiegare un po' tutti i giorni, è che un conto è fare una formazione, un conto è poi saper usare un determinato approccio. Il prompt richiede anche molta pratica e molta flessibilità. E una buona manualità, perché usiamo... E questo il listone sul sito non ce lo dice. Il listone sul sito non ce lo dice, per cui bisogna poi parlare con i terapisti, conoscerli e capire che e senti, cosa... quanta probabilità c'è di trovare un terapista nella Uompia, parlo da Lombarda, dai servizi territoriali, dalla ASL, in altre regioni, che siano formati su questo? In alcune regioni c'è ed è buona, perché... Vuoi menzionarli? Il Veneto, per esempio, non so se più le Uompia o i centri convenzionati, però per esempio il Veneto ha molti terapisti che sono formati, la Lombardia stessa, io l'altro giorno ho parlato con una collega che ha in carico un bambino con supervisione e lei lavora in una Uompia, diciamo il nord Italia è messo meglio, ma è messo meglio in generale, anche più terapisti, però in generale ne ha di più. E non ho dati però puntuali su quanti siano i logopedisti formati nelle Uompia o comunque nelle strutture ASL, anche perché poi migrano, si muovono, la gente si sposta, anche no, perché è un tipo di aggiornamento che immagino sarà anche oneroso per il terapista, no? Quindi richiede, sì, sì, quello che dicevi tu, una pratica, ma mi richiederà, sì, anche un aggiornamento costante. Un aggiornamento richiede molto studio, quello sì. Questo tocca un altro tema che adesso siamo andati molto avanti noi rispetto ai tempi che ci siamo dati, però mi sembra che ci sia questa necessità di trattare questi argomenti. Un tema molto frequente è l'accesso alle cure, per cui andiamo ai congressi scientifici, ci presentano che per questi bambini funziona questo tipo di approccio, ma poi dove sono i terapisti? Dove vado nei terapisti? Tu ci hai dato le indicazioni rispetto a delle metodiche, però il tema incentrato sulla logopedia è sempre così attuale, io lo vedo ormai da 10 anni, che ogni volta che uno cerca un trattamento logopedico all'interno di un'equipe, di un'unità operativa di neuropsichiatria infantile, è l'unico servizio che è sempre, signora, ci sono liste d'attesa, signora, poi okay, se ci arrivi più tardi in età e quindi se non sei piccolino, ti sei giocato sicuramente ogni chance. Possibilità. Però in ogni caso c'è questa che a noi sembra una domanda grandissima, sì, perché abbiamo parlato dei disturbi motori, ma non abbiamo parlato anche di tutti gli altri disturbi fonetici, certo, che possono avere questi bambini. Certo. Quindi una domanda molto grande lato famiglie, lato bambini, e una risposta, invece un'offerta molto bassa. Vi dico questo, e vi condivido questa slide, sì, la vedi? Sì, perfetto. Okay. Questo è il Sole 24 Ore, sanità.
Ed è un articolo di Tiziana Rossetto, che è una logopedista e presidente della Federazione Logopedisti Italiana. Qui siamo subito dopo la pandemia. Si stima che in Italia manchino 10.000 logopedisti. Ok, cosa vuol dire? Che se nel resto d'Europa il rapporto tra logopedisti e abitanti è di 40 logopedista ogni 100.000 abitanti, in Italia abbiamo 24 logopedisti ogni 100.000 abitanti. Ok? Qui vi lascio, se qualcuno dei genitori avesse voglia di approfondire questi due link. Uno è quello del libro bianco sulla logopedia, che si scarica dal sito del nostro ordine professionale, ok? E il libro bianco sulla logopedia è un libro bianco, quindi riporta i dati, lo stato della logopedia in Italia in questo momento, e l'altro è il link all'articolo di cui ho fatto lo screenshot e che vedete qui, ok? Dopo il Covid, in più, la cosa è peggiorata drasticamente, perché c'è stata un'impennata delle richieste di trattamento logopedico. L'indomani del lockdown, quando abbiamo ripreso a lavorare, sembrava di impazzire. Ma il motivo alla base? I motivi erano diversi. È intanto la dimissione dai reparti di terapia intensiva dei pazienti che avevano avuto il Covid in forma severa e avevano riportato anche problematiche di interesse logopedico, la deglutizione, la fonazione, erano stati intubati, tracheotomizzati, erano successe un sacco di cose durante il Covid, e sono successe cose anche ai bambini, o forse sono arrivate all'attenzione dei genitori in maniera più forte nel momento in cui i genitori sono stati di più insieme ai bambini, e probabilmente anche il fatto di aver vissuto il lockdown con tutto quello che ha significato in termini di scuola fatta in DAD, comunicazione ha slatentizzato una grande quantità di disordini che forse prima sarebbero passati inosservati. Okay. Quindi la situazione è questa: i logopedisti sono pochi per errori di programmazione, esattamente come succede con i medici, con gli infermieri e con le altre professioni sanitarie. Ci sono stati errori nella programmazione degli accessi all'università, non ora, 10 anni fa, 15 anni fa, che ora hanno come ricaduta il fatto che ci sono pochi logopedisti. Quando le risorse sono limitate, come prima cosa si formano le liste d'attesa, e le liste d'attesa in età pediatrica sono raccapriccianti. A Genova abbiamo 2 anni di lista d'attesa per un trattamento pubblico convenzionato. 2 anni. No, perché poi quello che succede è che quando tu superi 2 anni poi ti vieni ritenuto più non soggetto idoneo a quel punto. Esatto, no perché a quel punto... Mi sembra una presa in giro... A quel punto subentra la selezione. La selezione, no? Ok, abbiamo le risorse limitate? Scusate il parallelismo brutto, però per capirci, no? Durante la pandemia, in certi ospedali, fortunatamente non in tutti, ma in certi ospedali di aree particolarmente funestate, hanno dovuto scegliere se dare il posto in terapia intensiva all'anziano cardiopatico con più malattie o se darlo al giovane che aveva una prospettiva. Qui succede la stessa cosa. Diamo il posto in logopedia al bambino più piccolo, quello che non ha mai avuto ancora un trattamento, oppure lo diamo al bambino di 8, 9, 10, 12 anni che è già stato trattato, ha già avuto, è pieno di obiettivi. Ma se fosse così potrebbe già anche essere accettabile, Irina. È il confronto anche su bambino con e senza disabilità, no? Quindi capire quanto il bambino con disabilità certificata
alla nascita abbia dei suoi diritti di comunicazione, certamente, come li hai chiamati tu, e che quindi non vengano, non rimangano inascoltati, o che qualcuno si prenda invece il diritto di presumere che quel bambino lì possa non aver bisogno di comunicare. Quindi questo mi sembra davvero... Però tenete conto che le risorse sono veramente limitate, e che quando si è che tagliare la sanità, come tagliare la scuola, è straordinariamente facile, perché uno non se ne accorge, no? Non tagliano, non è che ci dicono: se vieni investito sulle strisce, ti fratturi, non verrai curato in ospedale. No, percepisci il pericolo subito. No, lo percepisci quando ti ritrovi che hai bisogno della chirurgia d'elezione piuttosto che delle cure per un bambino con una difficoltà, no? Lì allora ti rendi conto di che cos'è lo smantellamento della sanità e di che cos'è la carenza del personale. Ti dirò di più: non è solo il trattamento convenzionato in ASL che manca, è anche quello privato. Cioè, in questo momento, soprattutto nelle grandi città, è difficile trovare, anche pagando, Sì, il trattamento. infatti è questo, è una questione di accesso alle competenze, anche remunerandole bene, no? Quindi gravando Certo. ancora di più su uno stato di Sulle diritto che ci famiglie. dice che invece la presa in carico dovrebbe essere, appunto, in un regime da sistema sanitario nazionale Nazionale. garantita Certo. per tutti. Senti, c'è un tema forse anche legato a quello che dicevi tu all'inizio, che in effetti voi vi occupate di tante cose, no? Penso ai problemi anche legati alla disfagia, la scialorrea, altri disturbi, altre parole che ricorrono nella vita quotidiana delle nostre famiglie. E un tema che a me sembra molto, ma molto grande, che è quello degli apprendimenti. Cioè, da lì mi Sì. sembra tutto un altro capitolo, no? Perché uno Sì. pensa: vado da logopedista solo perché, non so, dire la R, pronunciare qualche suono. Questo è un po' il sentito della narrazione tipica. E poi invece potrei andare dallo stesso specialista, o comunque uno specialista con questo tipo di competenze, anche quando il bambino ha alcune difficoltà in ambito scolastico. Quindi anche quella è una vostra area di Sì, competenza. è un'area di competenza, soprattutto nella fase di costruzione della funzione. Cosa succede? Succede che i bambini che si sviluppano con un disturbo del linguaggio o del sistema dei suoni hanno un rischio aumentato di sviluppare poi problemi con gli apprendimenti curricolari. E quindi molto spesso quello che succede è che il bambino che prendiamo in carico in età prescolare perché ha un problema col linguaggio, con lo speech, poi insomma, le terapie logopediche sono lunghe, altra cosa che poi blinda i servizi di logopedia che noi non trattiamo per qualche mese via, in linea di massima. Io ho bambini che sto seguendo da 6, 7, 8 anni. Attraverso il cambiamento dei loro bisogni, no? E a un certo punto può essere che il bisogno sia proprio supportare gli apprendimenti. Io devo dire, e in questo sono un po' forse eterodossa rispetto a, o anti-ortodossa rispetto ad alcune, a molte colleghi, molti colleghi, io penso che siccome le mie risorse sono ridotte, quelle della famiglia che paga il mio trattamento, sono ridotte. Io devo fare in logopedia quelle cose che non può fare nessun altro perché richiedono la mano professionale. Okay? La lettura, la scrittura la possono fare anche gli insegnanti. Per Quindi dici, quella cui parte lì è un qualcosa su cui si potrebbe anche distribuire conoscenza, no? sì, assolutamente. Per cui quello che io personalmente preferisco fare è aiutare le insegnanti se ne hanno bisogno, a volte no, perché sono formate, altre volte invece magari hanno bisogno di essere supportate in modo che possano fare un buon training per lettura, scrittura, preparare le mappe concettuali nei bambini più grandi quando devono studiare le materie, come farle, come non farle, insomma, come supportare meglio il bambino a scuola. Li preferisco fare del counseling, aiutarle, lavorare con loro, eccetera, però in terapia
continuare a lavorare sui miei obiettivi, perché se no succede che, abbiamo detto, sono terapie molto intensive, no? Con tante ripetizioni, tanto tanto lavoro. Se io inizio a rosicchiare un quarto d'ora per la lettura, un quarto d'ora per la scrittura, disperdo gli obiettivi della terapia e rischio di fallire e di non sapere se gli obiettivi poi per il linguaggio e lo speech sono falliti perché non era cosa che il bambino riuscisse a raggiungerli, o se sono falliti perché era insufficiente il dosaggio di terapia. Ecco. Mi sembra molto generoso questo tipo di trattamento, questo di voler distribuire la conoscenza. Cito soltanto una delle nostre mamme, che per di più è una logopedista del nostro gruppo delle famiglie Federstroke, che riportava qualche giorno fa questa esperienza in cui lei si trova spesso ad andare a fare lezioni alla scuola materna di pregrafismi, che a me è sembrato, dal punto di vista di una logopedista che distribuisce queste competenze in maniera generosa, mi sembra molto efficace, no? Perché lavori già su un bambino che sai che andrà alle scuole elementari, quindi lo prepari e già sgravi magari rispetto al lavoro da fare in ambulatorio. Quindi certo. Insomma, ben venga questa generosità, che in queste comunità verticali invece non è così tipica. Irina, tu parlavi di ortodossia, ma qui siamo tutti il non genitore non deve fare il terapista, il logopedista fa questo, il TNP fa questo, non sono d'accordo, ognuno deve fare il suo. Soprattutto quando i bambini sono complessi, quando hanno bisogno di tante cose, ci sono tanti obiettivi, tante preoccupazioni per il loro sviluppo, ognuno deve fare il suo pezzo, altrimenti non ne veniamo fuori, a meno che uno anche non solo pensi per una questione essere emergenziale, ma, no? Sì, cioè che, sì, che non, ci, non certo. abbiamo. Ma poi a meno che uno non pensi di essere taumaturgico, no? Perché pensare veramente che io con 2-3 sedute di 45 minuti alla settimana risolvo la tua situazione, mi sembra un po' così, quasi in odore di delirio di onnipotenza. Io, a me sono passati da moltissimi, non li ho mai avuti, ma comunque anche li avessi avuti mi sarebbero passati di fronte all'evidenza dei fatti. Anzi, più gente ci lavora intorno al bambino meglio è, insomma, anche vero, per vero. Lui, per la sua salute mentale, sì. Certo. Anche perché questa mancanza di agire questo diritto della comunicazione genera anche frustrazione, al di là della frustrazione del genitore, delle aspettative del genitore, bambino. Per il bambino stesso, no? Quindi un altro capitolo che ti chiederei in chiusura di trattare è quello legato alla comunicazione aumentativa alternativa, la CA, perché quando la produzione del suono non arriva è difficile, stentata, però l'hai detto tu molto ben chiaro all'inizio, no? La comunicazione è un diritto, quindi devo trovare un altro canale per potermi esprimere. Che cos'è questo sistema e come ci può aiutare? E quando, un'altra domanda tipica, Irina, te la riporto, perché quando è giusto cominciare a introdurre questo sistema di segni, pittogrammi, perché spesso nel genitore c'è la paura che se introduco questo sistema poi sarà questa la strada di comunicazione, quindi abbandono la produzione del suono, del linguaggio. Okay. Questa è la prima cosa a cui rispondo. In letteratura abbiamo ormai molte evidenze, stavolta forti, che dicono i bambini che sono stati esposti a sistemi per la comunicazione aumentativa, nel momento in cui acquisiscono il linguaggio, usano il linguaggio. Quindi e non mi devo fare problemi. La comunicazione aumentativa non impigrisce, non toglie l'accesso al linguaggio o non lo rallenta a nessuno, anzi lo supporta, perché supporta le funzioni comunicative. Le funzioni comunicative sono funzioni tipo richiedere, commentare, protestare, assentire, dissentire, esprimere un'opinione, dire perché lo vogliamo e perché non lo vogliamo, questa roba qui, raccontare. Okay, queste sono funzioni comunicative. Il linguaggio orale, o il linguaggio dei segni, il linguaggio con le immagini, quello che è un sistema linguistico, si innesta dentro a queste funzioni. Quindi le funzioni ci devono essere prima.
Okay? E vanno supportate. Vanno supportate nel bambino che incontra una barriera per la, nella comunicazione. Perché può succedere che se la mia comunicazione fallimentare, perché è estremamente faticosa, è non compresa dal mio interlocutore, allora succede che io comunico sempre meno, okay? Quindi restringo il numero di occasioni e le funzioni per cui comunico, e spesso tendo a sostituire alla mia comunicazione attraverso un sistema linguistico, un sistema comportamentale. Il bambino che non vuole fare una cosa e invece di dire no, oppure basta, oppure non lo voglio fare perché non mi piace questo gioco, mi piacerebbe quell'altro, che è lecito dirlo, ok? Il bambino si butta per terra, inizia a urlare, a lanciare la roba, e questo genera un circolo vizioso, perché poi a noi non ci piace che stia lì per terra a urlare, a lanciare la roba, allora lo sgridiamo, lo puniamo, iniziamo a dire che quello è un comportamento problema, in realtà l'unico che ha un problema è chiaramente il bambino, che si sta comportando come si sente, né più né meno di quello, insomma un po' questo. Per cui la comunicazione va supportata subito. La comunicazione è subito presente alla nascita. Forse mi viene da dire che è veramente un prerequisito per tutto il resto, no? Perché se io non riesco, certo, a dire come sto, come mi sento, cioè poi mi innesca questo meccanismo vizioso che dicevi tu, che mi coinvolge, certo, anche altre funzioni. Poi, certo, non vorrò fare fisioterapia, certo, non vorrò muovervi. Non... Certo, quindi... soprattutto, ma poi restringe anche... Cioè, il bambino che poi è impegnato tutto il tempo a protestare, a comportarsi in una maniera che poi non piace agli adulti, è anche un bambino stressato, è un bambino che non è nelle condizioni di poter apprendere, perché quando noi siamo stressati, quando stiamo piangendo, quando siamo molto arrabbiati, non siamo nelle condizioni di apprendere, in quel momento non siamo contattabili. Okay? Quindi la buona comunicazione innanzitutto. Un sistema per la comunicazione aumentativa deve tenere conto di quello che il bambino può fare, per cui segnare può essere difficile per un bambino che ha un problema nei movimenti, nel muovere le mani. Usare immagini può essere difficile in un bambino che ha importanti problemi visivi o di riconoscimento delle immagini. I sistemi devono essere flessibili, quindi si devono adattare loro al bambino e non viceversa, okay? E il più delle volte quello che funziona è un sistema misto. Alcune parole, alcuni segni, alcune immagini. Okay? L'importante è che qualunque sistema si scelga, qualunque sistema risulti quello più congeniale al bambino, la cosa importante è che sia linguisticamente robusto. Cioè, la comunicazione aumentativa non è quella cosa che serve per chiedere cosa vuoi mangiare o che gioco vuoi prendere. È anche quello, ma è quel sistema che deve supportare varie funzioni. Okay? Quindi non deve contenere solo 30 immagini, la roba che mangi, i giochi che ti piacciono, che, ma deve contenere aggettivi, deve contenere verbi, in modo che tu possa esprimere varie cose. L'obiettivo ultimo è riuscire a capire cosa passa per la testa di un bambino, in modo da poter adattare. Che non è solo la soddisfazione del bisogno primario, no? Quindi... No, non è solo la soddisfazione di un bisogno primario, ma spesso è dire... non vuoi mangiare niente di rosso. Come mai non vuoi mangiare niente di rosso? Cosa succede con la roba rossa? Una cosa è il bambino, magari se il bambino potesse dirci, ma è aspra, perché una volta si è messo in bocca un pomodoro pensando che fosse una mela, era aspra, e adesso non vuole più mangiare nulla di rosso. Allora, se capiamo che il tuo problema è che pensi che la roba rossa sia aspra, intanto lo sappiamo e ci... sconvolgiamo di meno di fronte a un rifiuto del genere, ma poi magari ci possiamo anche lavorare intorno, no? Vero. Altrimenti rimane tutto così, affidato alla lettura dei comportamenti, e non sempre questo funziona. No, molto utile questo excursus, perché ci fa un po' entrare anche nel modo di capire
come ragiona poi il professionista anche di fronte al bambino. Vero è, e questo Irina mi sento di dirlo a favore poi delle famiglie, che questi che abbiamo riportato oggi come dei comportamenti da scoraggiare si innestano spesso in un clima di famiglia che è un clima di una famiglia molto stressata, no? Per certo. Cui non è tutto così semplice, no, poi da attuare. Sai cosa? Anche nelle famiglie migliori, cioè quelle che hanno più risorse da mobilizzare in caso di eventi avversi come la malattia di un bambino, il disturbo di linguaggio del bambino, di linguaggio dello speech, ha un potere che è quello di desertificare la comunicazione intorno a lui. Cambia il modo di comunicare dei genitori verso il bambino. Anche i genitori più attenti, eccetera, tendono a diventare, a comunicare meno col bambino, ad abbassare il livello di linguaggio quando parlano al bambino, a usare il linguaggio molto per fini direttivi, meno per fini conversazionali. Bellissimo questo rimando fra... Ma c'entreranno anche qua i neuroni specchio, Irina, nel... Non lo so apprendimento cosa del, non del lo so linguaggio cosa c'entra. Però probabilmente insomma... c'entrano i neuroni specchio del genitore, ma c'entrano anche altri fattori che sono molto terra terra, molto così, non so come dire, antropologici. Cioè noi abbiamo, come uomo, che è un animale sociale, è un animale che racconta, abbiamo paura del silenzio degli altri uomini. Quindi quando la comunicazione del mio interlocutore ha lunghe pause, lunghi silenzi, perché magari è uno speech lento o difficile da processare, o i messaggi passano attraverso altri segnali, o attraverso la comunicazione aumentativa, che è più lenta del linguaggio orale, ecco, questa lentezza di solito spaventa in qualche modo l'interlocutore. Disturba. Poi sì. Allora alla fine ti chiederemo di consigliarci dei libri, dei testi, perché ci piace molto, ci intriga molto questa cosa del linguaggio. Senti, ci avviamo verso la fine. Io ho ancora qualche domanda da farti, che sono domande puntuali da alcune famiglie, ma ne scelgo una perché è di una famiglia che c'è molto cara, che ha sviluppato anche questo software di riconoscimento automatico del parlato di persone che appunto hanno uno speech impairment, una difficoltà nel linguaggio. Io ho menzionato appunto Capisci a me, ma ce ne sono tanti altri, Voice It. L'abbiamo detto un po' all'inizio, quanto la tecnologia ci può aiutare, no? Quindi oggi ci sta aiutando. In questo caso la tecnologia può essere anche amica o nemica, perché se io parlo con Alexa e Alexa non riconosce che io quella volevo dire K invece di T, poi mi si crea, mi si genera un problema. Certo. Ci dai un tuo parere su questi sistemi e su quello che può essere magari il futuro, l'innovazione in questo mondo? Io credo che intanto sono stati fatti passi avanti, perché questi sistemi vanno allenati a riconoscere le voci. Vanno allenati. E fino a qualche anno fa avevamo che un po' tutti i sistemi che funzionano per riconoscimento vocale funzionavano molto meno bene con le voci dei bambini rispetto a quelle degli adulti. Questo parlo di bambini con linguaggio, sviluppo tipico, perché la produzione, lo speech dei bambini è molto più variabile rispetto allo speech degli adulti. Non solo è variabile tra bambino e bambino, ma è variabile anche con lo stesso bambino da momento a momento, perché una cosa che noi forse non pensiamo mai abbastanza è che i bambini imparano a parlare dentro a un vocal tract, a una bocca che cambia continuamente forma. E noi non ce ne accorgiamo, perché come ascoltatori umani adattiamo il nostro ascolto continuamente. Un ascoltatore non umano potrebbe non riuscire ad adattare altrettanto bene, altrettanto efficacemente. Quindi già abbiamo fatto passi da gigante, perché siamo parlati da sistemi che riconoscevano molto male le voci dei bambini a sistemi che iniziano a riconoscerle piuttosto bene. Mi sembra che Alexa, per esempio, adesso riconosca abbastanza bene le voci dei bambini.
Il problema con i bambini disartrici o con i disordini motori dello speech sono fondamentalmente due. Uno, il range di gravità. Cioè c'è un range di gravità oltre il quale non ci si fa, perché il segnale non è veramente più riconoscibile. E di questo noi dobbiamo essere consapevoli. L'altro punto è, l'altra sfida per i sistemi di riconoscimento è la concorrenza tra disartria e dispraxia verbale, che probabilmente è piuttosto frequente nei bambini con patologie neurologiche, neuromotorie. Cosa succede? Che la disartria, bambini disartrici hanno un pattern d'errore molto costante, cioè la stessa parola la dicono sempre nello stesso modo, è alterata nello stesso modo, quindi io posso fare il training per il sistema di riconoscimento in modo che riconosca quel bambino. Sulla dispraxia verbale sulla invece dispraxia non ce la facciamo, perché lo stesso bambino può essere molto diverso di volta in volta. E quindi difficoltà a standardizzare. Difficoltà a standardizzare, quella è una sfida. Ora, non so, si parla di interfacce neurali, di cose di questo genere che saranno nel nostro futuro, e forse lì bypassando lo speech si riuscirà veramente, cioè bypassando il pezzo dello speech si riuscirà veramente a creare cose molto molto efficaci per i bambini. No, è molto intrigante questo aspetto della ricerca dell'innovazione, proprio perché un po' l'hai detto anche tu all'inizio, no? Quanto il trattamento intensivo, quante parole mi hai detto che ci vogliono, quante ripetizioni mi hai detto, da 70 a 120 in un target da di mezz'ora? Da 70 a 120 in mezz'ora, 40 minuti, una cosa di questo genere. Spesso senti, i target sono più di uno, per cui che magari questa parte qui forse, no, può essere automatizzata. Penso anche alla lettura col tachistoscopio, no, che mi sembra una roba così, cioè ti metti lì, la ripeti, forse questa parte qui può essere fatta dalle macchine. Allora, Irina, noi siamo andati molto più lunghi rispetto al previsto, però mi sembra che abbiamo toccato un po' anche tutti i temi che erano legati alle domande specifiche. Poi c'erano dei temi molto più settoriali legati di nuovo al prompt. Però, insomma, sapere che possiamo dare i tuoi riferimenti, sì, i riferimenti anche delle tue colleghe, questo già ci apre un po' il cuore. Posso rispondere solo, certo, una cosa a una mamma che parlava delle evidenze del prompt nella disartria? Sì. C'era una domanda di questo genere. Allora, io posso poi dare i riferimenti bibliografici. Ci sono due articoli sull'utilizzo del prompt nei bambini con paralisi cerebrale infantile su due piccole casistiche, 6 bambini trattati e 11 non trattati, una cosa di questo genere. C'è un articolo pubblicato l'anno scorso, sono solo 3 o 4 bambini, un campione piccolissimo, ma sono bambini strapiccoli, sono sotto l'anno. E qui iniziamo a fare le cose veramente interessanti, perché il discorso che facevamo prima: cosa succede se li intercettiamo a 6 mesi invece di intercettarli a 3 anni? Cosa succederà? Questo articolo sembra dirci che se li intercettiamo sotto all'anno e iniziamo a lavorare proprio sulle prime abilità di creare protosillabe, forse le cose possono prendere una piega un po' diversa per questi bambini, ok? E abbiamo un randomizzato controllato con il gruppo di Calambrone, delle dottoresse Fiori e Sgandurra e tutta l'equipe, e stavolta abbiamo 30 bambini con paralisi cerebrale che sono stati trattati con il prompt, 30 in lista d'attesa, poi per fare il gruppo di controllo, e quindi qui avremo dati statisticamente un pochino più robusti. Interessante, quindi, sì. Irina, anche quest'ultima nota, perché mi sembra giusto sapere che nel caso si dovessero aprire altri trial di ricerca, sì, sapere che appunto possiamo contare su di voi, perché in un sistema di cure dove non c'è la presa in carico su tanti aspetti della vita quotidiana di questi bambini, sapere di poter approfittare invece dell'innovazione e della ricerca entrando dentro questi trial mi sembra una buona opportunità, per almeno per alcune famiglie, no? Quelle, certo, che rientrano in quei criteri. Criteri di...
Allora, certo. Noi ti ringraziamo, coglieremo sicuramente da te tutte queste risorse, questi link che poi li riportiamo all'interno di questo video che verrà pubblicato sul canale Fight the Virus. Qualsiasi lettura su questo mondo che adesso ci appassiona ancora di più, ci ha aperto un altro mondo, no? Questo del linguaggio. Quindi se ti viene in mente qualcosa che può essere utile per farsi una conoscenza di base sul mondo del linguaggio, della comunicazione o anche su come lavorare con i bambini molto piccoli per stimolare il linguaggio. Allora, ve ne consiglio solo uno che mi viene, sì, in mente adesso, perché non ero preparata a questa domanda, non Vai. Voglio suggerirvi cose molto difficili. Questo è, lo vedete, speculare. Sì? Parlare è un gioco a due. È un libro scritto per i genitori, molto semplice. Con autore Jan J. A. N. Pepper, sì, e Elaine Weitzman, W. E. I. T. Z. M. A. N. Ok. Parlare un gioco 2 è un libro sulla comunicazione tra genitori, tra adulti e bambini in odore di avere un problema col linguaggio, quindi come supportare lo sviluppo del loro linguaggio e come evitare che il fatto che il bambino parla meno desertifichi il linguaggio che gli adulti gli offrono. Per i bambini devono essere esposti a un linguaggio di buona qualità per poterlo imparare. Quindi lì ci sono dei trucchi, delle strategie, delle attività, delle cose che si possono fare con i bambini e cosa a cui stare attenti per esporre i bambini correttamente, quindi per non creare il danno nel danno, che è quello di rendere meno saliente l'esperienza linguistica che porgiamo ai bambini quando loro ci parlano di meno. Mi sembra il modo migliore, Irina, per concludere questa conversazione a due fra di noi. E appunto speriamo di aver seminato bene anche noi. Speriamo, io spero di esservi stata utile e chiara e molto. Comunque sono a disposizione delle vostre famiglie, della vostra associazione, che ringrazio anche per tutte le cose, i progetti che supportate e il gran lavoro che state facendo, per cui qualunque cosa mi contattate e sapete che ci sono. Grazie ancora. A presto, allora. Saluto a tutti. Buona giornata. Ciao. Grazie anche a voi. Ciao.